Allora, buongiorno a tutti. Oggi facciamo un video in cui vediamo come si gioca con la Fi un Ringward. Allora, cominciamo. Apriamo no nuovo game. Questa qui è la specie che giocheremo. Quindi Shattered Ring come origine. L'abbiamo fatta fanatico xenofila ed egalitario. Vedremo dopo perché. Noi ci concentreremo pesantemente sul trade. Per cui abbiamo messo anche Merchant Guilds, che dà un altro 10% di trade e più ci produce unity con i mercanti, e inoltre ci produce pure più mercanti. E gli mettiamo Cutthroat Politics, perché quel gustosissimo più uno di influenza mensile ci serve all'inizio per espanderci. Ovviamente i tratti della specie, Thrifty, quel goloso più 25% di trade. Non adaptive come negativo, perché tanto i nostri possono vivere solo su un anello e sotto zero non si può andare, quindi questo di fatto non è un malus. E poi vogliamo i nostri leader che vadano su velocemente, e quindi un più 100% di qua, un più 50% di là, sui livelli. E infine gli mettiamo Physicist, perché la scienza blu, il mana blu, diciamo, la fisica, è la scienza che ci permette di fare le altre scienze, di crescere velocemente. Allora, le nostre scelte sono state fatte. Cominciamo. Giusto per simulare una galassia con un po' di persone, giochiamo con 15 imperiali. Cercheremo di lavorare i primi 20 anni. Dopo da lì in poi sono fatti vostri. Vediamo giusto come. Giochiamo con tutte le condizioni standard della FI. Ovviamente. Ah, questo è un colpo di fortuna, abbiamo incontrato qualcuno e possiamo iniziare a ricercarlo fin da subito. Questo è un buon colpo di fortuna. Diamo un'occhiata alla mappa. Ok, di qua sotto non ci si può andare, però qua abbiamo. Cos'è? Ah, un bel sistema triplo. Quadruplo, con pure un Gaia. Maiala. Questo è buono e quindi iniziamo ad andare verso quel sistema di pianeti. Qua, mana blu. Questo è brutto, brutta scelta. Andiamo di cibo. Inutile andare sul mana verde, tanto non ne produrremo tramite scienziati. E qua il trucco di giocare il Ringward è quello di non provare a ripararlo. Noi non vogliamo riparare il nostro Ringward. Questa è soltanto una biglia pesce. Questa è un'esca per chi ha bocca. Lo faremo dopo. La nostra forza sarà farlo dopo, nel mid game. Però noi dobbiamo arrivare nel mid game. Quindi questa è la nostra apertura. E beh, cominciamo come standard. Quindi vendiamo tutta la roba che non serve assolutamente a niente, diamo un po' di soldini da parte e andiamo a produrre la prima science ship. Andiamo pesanti con le science ship, eh? Esploreremo come se non ci fosse un domani. Aumentiamo la velocità, ma prima di partire ancora cambiamo la nostra war philosophy in defensive e ci prendiamo quel bel più 5 di stability. E via, siamo pronti. E andiamo avanti. Quindi, appena avremo finito la nostra nuova nave, abbiamo scoperto anche qualcun altro. Molto buono. Questa è tutta roba buona. Ok, abbiamo finito il secondo science ship. Oh, guardate che bella scelta. Questa è una scelta eccezionale. Andiamo di questo. Ma non lo mettiamo sulla nostra science ship. Ci mettiamo questo passero qua, che tanto ha una specializzazione che fa schifo. E lui lo mettiamo a lavorare qua. Perché? Perché così ci aumenta la probabilità che escano fuori ulteriori sviluppi sul mana blu o quei golosissimi più 100% ricerca dalle stazioni. Quindi questo qui è un ottimo scienziato. Questi sono già dei fanatici che sono ottimi. Noi sappiamo però che abbiamo nel pool un genio. Nel caso in cui ci potesse servire, lo andiamo a pescare. Però per il momento lo lasciamo lì, che lo stipendio glielo paga qualcun altro. Adesso la strategia di come giocare questa roba. Allora, cominciamo dagli Sprawling Slam, così abbiamo il nostro omino in più. Il fatto è questo: noi abbiamo un pianeta da 25 di size, soltanto che tutti questi blocker maledetti, ognuno di loro toglie uno alla size sulla capacity sostanzialmente. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quindi questi sono 44 di planet capacity che ci sta mancando sostanzialmente. Quando avremo risolto tutti questi, il nostro pianeta avrà capacity 92. 92 di capacity vorrà dire che tipo faremo non 4,26 al mese di crescita della popolazione, ma faremo tipo una roba intorno a 10, 11. E noi vogliamo arrivare a quello. La cosa divertente è che ci costa solo dell'energia e non ci serve fare degli inutili distretti né altro. Noi andremo dritti per dritti con questa roba.
Togliamo la pausa e andiamo avanti. Ovviamente non ricerchiamo le anomalie per il momento. Iniziamo a spostare il costruttore qua, tanto abbiamo già deciso che vogliamo andare qui. Quindi 1, 2, 3. Non si può evitare di fare questo tipo di mossa. Dopo, quando avremo più risorse, ci preoccuperemo di fare altre cose. Ok, possiamo comprare un po' di alloy e mettere in ballo la seconda Sunship. Speriamo di trovare anche qualcosa qua. Comunque, che troviamo, che non troviamo, noi andiamo dritti per dritti, quindi comunque, diciamo, è meglio trovare. Ok, abbiamo finito anche questa. Possiamo prendere quel genio. Due geni. Guarda, questa inizia ad essere una run significativa. Reclutiamo lui e andiamo a esplorare dalle altre parti. Ce ne manca ancora due Sunship, però ci possiamo arrivare con comodo. Notare che abbiamo finito il primo giro di il primo blocker, abbiamo tolto. E siamo da 48 passati a 52, come potete vedere. E quindi adesso si va avanti. Vediamo, 52 si passa a 56, già la nostra pop cresce di più. Infatti, 473. System survey complete. Ovviamente noi andiamo dritti per dritti. Abbiamo trovato un living metal. Vabbè, good luck. Coesistiamo, non c'è assolutamente nessun problema. Ma non adesso, più avanti. Ok, System survey complete. abbiamo finito anche questo, possiamo iniziare a costruire. Adesso lui può andare di sotto e iniziare a esplorare in una maniera un po' più razionale. Qua ci stiamo andando dritti per dritti. No, assolutamente non dobbiamo fare le anomalie per il momento. System survey complete. Che non siano sopra un pianeta. Andiamo a vedere. Fortunatamente non sono sul Gaia, sono su quest'altro pianeta. Beh, che in realtà è buonissimo. Ragazzi, questo è un altro pianeta buono. Qua vogliamo colonizzare tutto. Molto bene. Questo è un ottimo inizio, però non fatevi ingannare, non è per questo ottimo inizio che noi vinceremo e che giocheremo bene. Construction complete. Ok. Possiamo perdere un po' di tempo a fare queste le miniere. Comunque due risorsine in più non è che ci fanno schifo. Ragazzi, nel senso, vogliamo prendere questo sistema, non è che dobbiamo spararci in testa, per prenderlo, diciamola così. Allora, vediamo come siamo messi. Ok, questo è il momento più importante, l'apertura. Di cosa apriremo? Apriremo di Rullo nei tamburi mercantile. Oh yes. Perché passeremo subito come economic policy a mercantile, che ci dà un altro 10% di trade. Dopodiché, appena lo finiamo, passiamo a Trade League e ci riempirà assolutamente le tasche di mana verde e di Unity. Noi vogliamo essere pieni di queste due cose. Qua abbiamo finito un'ulteriore cosa. Adesso qua, ovviamente, tra poco avremo un disoccupato, 17 mesi, quindi possiamo iniziare a mettere in coda, che ne so, un bel laboratorio di fisica, che non fa System schifo survey proprio per complete. niente. Abbiamo beccato i Grunor, colpo di fortuna, l'ennesimo, ma ragazzi, io ve lo faccio vedere anche senza prendere questi colpi di fortuna, non è che dobbiamo per forza usare questi. Questa è una Construction strategia complete. buona in qualunque situazione ci si trovi, quindi faremo finta di non averli quelli, non ci andiamo a fare niente. System survey complete. Questo è un primo colpo di sfiga. Vediamo se queste stupide sonde dove sono andate a finire. Ok, qua, qua, qua e qua. L'importante è che non siano nei posti dove vogliamo andare, perché c'è sempre la possibilità di trovare lì la sonda che dice: "Ma sei tu che mi hai creato?" E tu gli dici sì e ti ammazza. E tu gli dici no e ti ammazza lo stesso. E questo sarebbe un po' un problema, perché di fare la flotta nel 2202 noi non abbiamo la minima intenzione. Andiamo avanti a esplorare. Costruisci, caro mio. Guarda quanti bei soldini abbiamo. E guardiamo quanto trade già stiamo facendo. Questo è buono, ragazzi. Anomaly found. Se Research cerca tutto complete. adesso. Ok. E qua ovviamente andiamo per il mana. Questo
questi, non è che sono questi tipi qua che vengono a costruire qualcosa, no, stanno solo esplorando, però dobbiamo muoverci. Construction complete. Se questo qui si muove, sperando che questi non siano System survey aggressivi, complete. ma mi sembrano recettivi, quindi ok, non dovrebbero ammazzarci il costruttore e questo è molto positivo. Va, continuiamo a esplorare. Anomaly found. Bene, bene, bene. Qua quasi finito questo qui. Poi va a fare qua. Anomaly found. Possiamo iniziare a ricercare anomalie, tanto non c'è nessun problema. Tutto Anomaly found. quello che volevamo ottenere l'abbiamo ottenuto. Possiamo vendere 500 di questi, siamo pieni di soldi. Si apre a sinistra, così i nostri clerks iniziano a produrre un po' di più. Allora qua siamo a 56, via, si procede. Andiamo a 60. Construction complete. Azione crescita 5,17, molto buono. Construction ship ha finito, molto bene, loro sono qua e qua ce la siamo un po' rischiata. Research complete. Beh, we will find future first contact processes easier to complete. Questo ci piace, questo stiamo scherzando. Siamo tutti belli simpatici, cerchiamo di commerciare con questi. La nostra build non vuole Situation log gente che ci updated. odia. La nostra build vuole gente che ci vuole bene. Ma diciamo che non è un problema, se ci odiano, cioè li ammazziamo, senza problemi. Ah, di qua potremmo andare avanti, sospendere un secondo questa stazioncina. Giusto per tagliarli fuori, perché se no loro Anomaly tagliano fuori noi found. da tutto e questo non ci esalta come idea. Quindi non facciamoci chiudere come dei cretini. E abbiamo abbastanza soldi per permetterci di comprare gli alloy che ci permetteranno di comprare una science ship. Evviva, evviva! Ah, e lui poi deve completare anche questo bellissimo translate. Molto bene. Direi che non va niente male. Qua ci mettiamo. Guarda che roba, queste sono robe pazzesche. Ci mettiamo lui, e lo mettiamo a lavorare sul pianeta, ad aiutare il pianeta. Questo è un 10% di scienza in più che ci arriva così, come un regalo dal cielo. E chi siamo noi per dire di no? Construction complete. Bene, ora possiamo lavorare tranquilli e sereni. Prima li mettiamo a ricercare. Questo coso qua, questa è tutta roba nostra adesso perché non ci può passare nessuno, quindi va bene così. Speriamo che qua, qua e qua ci siano tutte cose golose. Research complete. Speranza è sempre quella. E se non ci sono, Construction amen, ce ne complete. faremo una ragione, andremo avanti lo stesso. System survey complete. Lui è finito lì, va di sotto. Questo è finito qua. Procede da questo lato. System survey complete. Ottimo, andiamo a vedere se qua troviamo la sonda Special che ci vuole project uccidere. complete. Research complete. Ottimo, adesso andiamo qua e abbiamo il nostro primo mercante, che non fa schifo per niente. Ok, qua continuiamo a beccare delle scelte subottimali, però che volete dire? Ok, 5. Perché? Perché fare quello ci permette di sbloccare sul Trade District Merchant, Merchant, Merchant. 1, 2, 3, più quello che deriva dalla commercial zone e questi sono 5 mercanti e adesso facciamo un botto assoluto di trade e quindi vale la pena, abbiamo 74 di stability, di andare a mettere le trading guilds che ci aggiunge il 100% togliendo 20 stability e poi aggiungendo un sacco di crimine, ma crimine non ne abbiamo per il momento quindi ce ne fottiamo. Da 207, voilà, 341, 334 perché deve ricalcolare perché ovviamente stiamo perdendo stability, però abbiamo raddoppiato praticamente il nostro trade e quindi i nostri soldi sono una quantità enorme. Qua, con questi soldi, ovviamente, andiamo a ripulire il pianeta. Continuiamo a ripulire il pianeta, che adesso ha 60 di planet capacity e produce 5,59 pop al mese. Construction complete. Qua, intanto, continuiamo a costruire, a prendere queste piccole risorsine. Quello che possiamo fare adesso, visto che siamo pieni di influence, è possiamo costruire una seconda construction ship.
E iniziare a prendere tutti questi sistemi golosissimi. Qua ovviamente, visto che io ritengo sempre di avere una certa sfiga, andiamo sulle cose sicure. 4 System di survey mana complete. verde sono un ottimo numero, ci piace un sacco. E ce lo teniamo così. Construction ship completata. E possiamo andare prima di qua e poi di qua. Perché questo sistema ci piace un sacco. Vendiamo 500 Construction snappi. complete. Lui ha finito. Andiamo avanti. Andiamo alla conquista dell'oltre 1. 1205, non stiamo Research facendo ancora tanta complete. scienza, ma non importa. Non dobbiamo preoccuparci di questo per il momento. Andiamo avanti con l'aumento delle risorse. Loro sono contenti. Muori. Vabbè. Però chi se ne frega? Sono pacifisti? Construction complete. No. Sono pure militaristi. Vabbè. Cerchiamo di non System farli survey incazzare più di complete. tanto. Oh, se poi si incazzano, li ammazziamo, non è un problema. Dobbiamo farci di certo bullizzare da queste stupide AI. Avanti, qua abbiamo finito un altro di questi e via. Poi questi costano 1000, possiamo metterli già anche in coda, non c'è problema. Andiamo avanti con il nostro mercantile. Qua, se avete capito, il trucco è dobbiamo prima di tutto mettere a posto le risorse. Una volta che abbiamo Situation messo a log posto le update. risorse, siamo pronti a passare alla fase espansiva. E la risorsa più Construction importante, complete. uno pensa, ricerca. Oppure alloys. No, le risorse più importanti sono le pop. Perché senza pop non si fa niente di Construction complete. niente. A meno che non si abbiano dei sistemi eccezionali. Ma noi sistemi eccezionali non li abbiamo trovati, quindi abbiamo bisogno di pop. Questo tipo qua. Ah, bene, ha finito lì. Ha finito questa cosa qua. Possiamo ricercare tutte le anomaliette che ci System survey mancavano. complete. Questa è golosissima, la pulsar. Ci darebbe la possibilità di vincere in maniera buffa Special project complete. con il progetto per scappare dalla galassia. Vediamo se è possibile. Ho trovato qualcun altro. Lo ricerchiamo. 5 mana verdi in più. Comunque non fanno schifo. Construction complete. Poi, si comincia sempre, se vedete, dalle stazioni di ricerca e dopo le stazioni minerarie. Perché la ricerca è più importante, quindi la vogliamo prima. Research complete. Abbiamo trovato pure l'asteroide Construction buffo. complete. Molto bene. Andiamo avanti, vediamo se riusciamo a grabbare System la survey pulsar complete. prima che ci arrivi chiunque altro. E possiamo prendere questo e tanto poi andiamo a colonizzare un po' più in più, non fa schifo di certo. Nave scientifica completa questo e poi ovviamente qua ci saranno quelli che ci vogliono. E vabbè, 100 di energia. Va bene, thanks. System survey complete. Vabbè. Direi che poteva andarci anche peggio. Fin lì. Vedete che esplorando noi becchiamo un sacco di bonus, ricerca, cazzi e mazzi vari. E questi non fanno, a loro volta non fanno di certo schifo. Ancora uno, quindi dobbiamo aspettare la fine del mese. Anomaly found. E vabbè, sì, ricercala qualunque cosa sia. Questa brutta abitudine di Stellaris di avere dei pop-up quando state Research facendo complete. qualcos'altro. Però che vi devo dire? È così, ce lo teniamo. Sì, molto bello. Stavo per cliccare qua, infatti. Ogni volta che state per cliccare da qualche parte Research significativo, complete. ovviamente Stellaris apre un pop-up. Adesso questo è abbastanza di livello alto da poter iniziare a fare un bel excavate site. Abbiamo trovato sto sito. Tutti gli artefatti che troveremo li andremo poi a vendere perché sono soldi. Chi se ne frega dell'artefatto in quanto tale? Noi non siamo di certo gente che lavora per un Construction museo. complete. Allora, questo try to slow you down, che è buono, e poi gli facciamo study it, Situation che ci log darà updated. anche un piccolo regalino di ricerca. Questo che era andato di qua adesso può andare avanti e fare wipe out di tutte le risorse non utilizzate che abbiamo trovato lì. Allora, qua siamo un po' a rischio. Però, tipo, tanto non abbiamo la influence, quindi non dipenderà da noi se lo prendiamo prima di questi tipi a fianco oppure no. Quindi noi ci proviamo, Anomaly found. ma non è che dobbiamo. Cioè, è inutile preoccuparsi di cose che sfuggono al nostro controllo.
Ecco, questo è gente cattiva e non ci piace. E allora proviamo a scappare. Togliamo lo scienziato, così se questi ci fanno esplodere la nave, almeno non muore anche lo scienziato. Lo portiamo in una zona un po' più sicura. Construction complete. Allora, ovviamente la cosa peggiore che ci può succedere è che nel momento in cui abbiamo abbastanza influenza, questi qui ci ammazzano il costruttore. Non sarebbe per niente bello. Quanto ci manca? 11, quindi sono 2 mesi, un mese e poi l'altro. E poi se riusciamo a completare questa cosa qua, è una cosa molto bella e saremmo molto molto contenti. Qua, a che punto siamo? 76. Visto che bello. E giusto per completezza Research facciamo vedere che complete. produciamo 7 e 11. Eh? Sono passati da 4 e poco. Qua possiamo Construction farli i complete. robot con questo tipo di build. E dopo vi farò vedere perché. Construction complete. Construction complete. Meraviglioso. Ora, probabilmente qua ci saranno quelli che ci vogliono uccidere. Qua sicuramente. Tanto vale che ci andiamo Research e lo complete. scopriamo subito. Oh, finalmente le tecnologie gustose, quelle che ci piacciono. Questi qui li abbiamo trovati, non ci hanno ammazzato nessuno. Miglioriamo i rapporti anche con loro, ma sì. Facciamo pure l'ambasciata, facciamo il trattato commerciale, non ce ne deve fregare niente, se anche spendiamo dell'influence va bene, cioè noi Survey dobbiamo avere dei complete. buoni rapporti con i nostri vicini. E Situation invece log ci è andata updated. bene, avete visto qua. E possiamo andare a costruire direttamente la stazione spaziale che ci permetterà di andare a Vernier. E di andare a System questo survey posto che complete. si chiama Fulaz. Molto bene. Completiamo questa. Quindi questa è completata. Figo. Di cosa apriamo? Transcendent Learning. Perché? Perché noi vogliamo della gente super, super, super in gamba. Vogliamo dei leader di livello 10. Perché i leader sono buoni. Questo qui, 3. No, vogliamo 10. Guardate quanta roba dà. Resource from job più 5% per livello. Quindi noi vogliamo che questi facciano un botto di livelli. Ovviamente abbiamo finito la tecnologia precedente verde, questa che ci dà gli editti, e tra gli editti cosa c'è? C'è questo che dobbiamo attivare d'ora in avanti perennemente, cioè Education Campaign. Tac! Adesso ogni nostro leader prende 5 di esperienza per mese, ma questo 5 viene moltiplicato perché c'è più 100% perché siamo intelligenti, più 50% che viene da questo, più 50% che viene dall'altro tratto. Dei nostri leader, quindi siamo già a un 200%. Poi abbiamo preso il perk che aggiunge un ulteriore 300%, quindi non è 5 che aggiungono i mesi, ma è 20 più tutto quello che viene. Quindi in tempo zero avremo dei leader che sono delle mine. E infatti ecco che iniziano a fare dei livelloni. Noi vogliamo dei leader con dei livelli giganti. Ok, qua abbiamo quasi finito, mi sa. Questo è l'ultimo. Siamo a 84, molto Construction bene. complete. Qua completiamo Mining Post. Questo tipo ha costruito. Facciamogli fare anche il mana verde. Direi che è un inizio. Per il momento non abbiamo usato nulla delle cose bellissime che abbiamo trovato. Ok, giusto per dimostrare che questo non dipende da quello che troviamo, noi andremo a colonizzarci un pianeta random qualsiasi. Non prendiamo il Gaia, sarebbe troppo. Uno dice, vabbè Mario, hai imbrogliato perché il Gaia è figo, no? È di qui e di là. Va bene, va bene, va bene. Allora noi avremo abitabilità zero su tutto. Questo qui, diciamo, adesso possiamo prendere almeno il pianeta che abbia un minimo di abbrivio, no? Questo qui ci dà almeno i gas verdi, che non fanno schifo. Quindi io quasi quasi prenderei questo. Anche se Planetary Bit Speed è un po' così, vabbè, chi se ne frega, colonizziamo questo. E buonanotte al secchio. Dopodiché abbiamo completato la tradizione, quindi possiamo cambiare la Trade Policy e mettere Trade League. Adesso, da fare un botto di risorse inutili, cioè soldi, faremo un botto di risorse verdi e di Unity. Guardate, passiamo da 340-50 a, rullano i tamburi, 25, 140, 150. Quindi abbiamo perso 300 qua, ma abbiamo guadagnato 100 di qui e 100 di là. E abbiamo guadagnato 100 anche di consumer goods, che non fanno di certo schifo. Gene Clinics, perché sono fighe le Gene Clinics. Abbiamo beccato anche il Non-Aggression Pact, siamo tutti contenti e amichevoli.
Va bene così. Ci garantiscono pure. Non hanno idea di quello che stanno facendo, ma non importa. Noi andiamo dritti per dritti per la nostra strada. Qua stiamo per completare il nostro omino e anche il nostro ultimo coso. Dopodiché possiamo iniziare a completare distretti e compagnia bella. Ok, questo ha finito. È un bel livello 6. Lo mandiamo qua in attesa di mandarci anche la nave di costruzione e di esplorare l'ottimo sito archeologico. Ok, lui adesso è fermo lì. Adesso, di cosa andiamo di seconda? Di seconda possiamo andare di tante cose. Io, per non saperne leggere né scrivere, andrei di Prosperity, che aggiunge sul nostro trade e in più ci piace un sacco perché sta già costruendo. Ok, perfetto. Apriamo con un City District, perché poi non abbiamo più housing altrimenti e non va tanto bene. Guardate qua, abbiamo finito l'ultimo mino. Questo sarà pronto in 11 mesi e questo, quindi avremo un po' un disoccupato per un pochino di tempo. Però meglio così, no? Meglio avere dei disoccupati e avere subito gente che va a lavorare non appena gli liberiamo il posto, piuttosto che avere della gente inutile che non fa niente. Qua siamo un po' chiusi, però ce ne freghiamo. Torniamo indietro, non dobbiamo prendere un milione di sistemi, no? Cioè, è inutile questa cosa. Qua iniziamo a ricercare. Questo vuole fare un tratto di ricerca, ma sì, va bene, basta essere felici. E qua, via, mana. Finché ce n'è, andiamo avanti. Research complete. Admin cap, sempre buono. Dai, dai, dai. Construction complete. Questo è finito di lì. Andiamo qua sotto. Abbiamo finito un sito archeologico. Molto bene. E ci dà Space Time Theory. Va bene, vabbè. E ci ha traumatizzato lo scienziato. Ma chi se ne frega, lo mandiamo a scavare il prossimo sito archeologico. Pane, se lo deve guadagnare lo stesso. Apriamo a destra. Perché apriamo a destra? Perché vogliamo questo più uno housing. Perché questo più uno housing aumenta ulteriormente la dimensione del pianeta. E più è alta la dimensione del pianeta, e più si riproducono i nostri cittadini. Anomaly found. Building a new home. Abbiamo completato il primo pianeta, adesso si colonizza tutto per bene. Ah, bello qua. Ci prendiamo un po' di influence, che non fa mai schifo. Vai, vai, continua a scavare. Qua, prima la ricerca, poi l'energia. Lui, l'abbiamo mandato qua o l'abbiamo... Grazie, belli. Adesso gli facciamo costruire la stazione. Tutto meraviglioso. Ok, lui ha finito. Adesso qua abbiamo di nuovo, ci arriveremo col disoccupato, ma chi se ne frega. Adesso andiamo avanti, dritti per dritti. Secondo ricerca, secondo laboratorio blu, e poi alterniamo uno blu e uno arancione, uno blu e uno arancione. E quando arriviamo qua, più o meno, facciamo pure la Gene Clinics, cioè nel momento in cui iniziamo ad avere un po' di spazi disponibili tra lavoratori, facciamo pure la Gene Clinics, che non si sbaglia mai e che ci dà un più 10% di crescita della popolazione. Qua, size 93, come vi avevo detto 92, probabilmente tipo ce n'era qualche resto che non si vedeva. E non importa. E ovviamente... crescita della popolazione 9,36, quindi stiamo parlando di una roba seria, non stiamo parlando di una roba ridicola. Cioè, questo, ragazzi, è un pianeta da 25, non si scherza con una roba del genere. Semplicemente noi non dobbiamo commettere l'errore di focalizzarci troppo presto sulla riparazione dell'anello. Lo ripareremo quando ci verrà comodo a noi. Non dobbiamo fare delle cose che ci uccidono per un qualche tipo di obiettivo così farlocco. L'obiettivo è vincere. Ok, qua avremo un nuovo sito archeologico, facciamolo, ragazzi. Dai, 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 dai. Ah, l'altra cosa che possiamo vedere... Ah, bello questo, la migrazione. Vediamo che tipo di pianeti possono abitare questi passeri, perché noi... Ah, ma è un necroide, quindi in realtà non ci piace. Declina.
non si riproducono, quindi non li vogliamo. Handshake protocols activated. Sì, l'ambasciata, bellissimo. Construction complete. Come dice lui. Ok, questo è finito. Vai, caro. Research tecnologico, lo facciamo. E procediamo con altro mana blu. Molto bene. Ah, attenzione però, ho visto che questa qui è una di quelle da 20.000, ci mette 109 mesi. Sì, buonanotte. Ci mette un po' troppo. Le altre fanno schifo, però i blu laser prima o poi verranno bene. Mana, ragazzi, ma perché prendere qualcosa di brutto? 109, ma perché adesso non abbiamo ancora i laboratori fighi. Però adesso continuiamo a tirarne su. L'altra cosa che possiamo fare è, visto che siamo pieni di consumer goods, di andare a dire a tutti i nostri cittadini che si vive nell'abbondanza utopica. E guardiamo qua, op, più stability, perché sono più felici. Buon livello di felicità, non è niente male. Ottimo. Procediamo. System survey complete. Siamo nel 12. Qua noi andiamo avanti, esploriamo. Vediamo cosa viene. Vendiamo ogni tanto i nostri simpatici consumer goods e possiamo, visto che siamo pieni di soldi, possiamo iniziare a comprare, che ne so, 10. Che ne dite? Compriamo 10 alloys al mese, che non fanno di certo schifo. Qua andiamo di Planetary Capital. Construction complete. Abbiamo quasi finito, Siamo nel 12. New frontiers established. È finito questo primo pianeta, molto bene, gli mettiamo un governatore, why not? Mettiamogli questo tipo qua, così non mi diventa un criminale. E qua procediamo con gli afterburners, prima la velocità che le armi, sempre. E poi questo tipo, pianeta bla, gli iniziamo a far fare una bella gene clinics, così magari portiamo un po' da 0, magari a 10, l'abitabilità. Tanto ci stiamo riempiendo anche di questi che non sto usando, notate che non li sto usando, quindi quando finiamo tutti i building ne costruiamo un city district, così possiamo andare avanti a mettere altri building. Lui qua ha finito, costruisce anche quello. Beh, abbiamo le nostre risorsine, abbiamo il nostro piccolo territorio, nulla di eccessivo. Non abbiamo avuto particolare fortuna con le risorse né altro. Quindi per il momento va bene così. Research complete. E procediamo a migliorare la nostra capacità produttiva dalle stazioni. Tu come sei messo? Boh. Tutti i livelli in più che ci fanno comodo. Construction complete. Anche qua, questo tipo ovviamente deve morire giovane perché gli piace così. E che ci possiamo fare? Niente. Se non ci possiamo fare niente, ce lo teniamo così com'è. Anche lui ha finito di qua. Mandiamolo qua, perché metti caso che qua, anzi qua, ci sia qualcosa di dignitoso. Poi lo andiamo a prendere. Ok, questo è stato finito. Tiriamo su un paio di city districts. Andiamo avanti alla colonia successiva. Bello City Districts e adesso Engineering Lab. System survey complete. Adesso abbiamo preso prima questo che questo, perché tanto di Clerk non ne abbiamo più bisogno, che ne abbiamo già abbastanza. Specialist più 5 vuol dire scienziati più 5, perché voi leggete Specialist, ma nella mia testa si traduce con scienziati più 5, quindi più 5% di scienza, che non fa mai male. Poi andiamo avanti, prendiamo Diplomatic Weight, ma sì, questo ci sarebbe per dopo, perché adesso, una volta che si supera la fase dell'apertura e che si arriva al mid game, bisogna iniziare a pensare anche come vogliamo vincere, e questa è una partita che vinceremo diplomaticamente, diventiamo l'imperatore e freghiamo tutti.
O ci troviamo un buco nero, per l'amor di Dio, ci alleiamo con questo. Si prende il buco nero, scappiamo dalla galassia. Però diciamo che invece diventare la crisi o invadere tutti quanti, lo possiamo escludere per il momento. Situation log updated. Andiamo a stabilire comunicazione con la civiltà sotterranea. Abbiamo anche questo, possiamo ricercarlo. Ma sì, vogliamo fare pure un Handshake trattato protocols di activated. amicizia anche con voi, siamo tutti amici, tutti amici. Handshake protocols activated. Amicissimi, anche con voi, coesistiamo in pace, ma certo. Grazie, grazie, ci state garantendo un Handshake futuro protocols meraviglioso. activated. Prendiamo questi, quando ci sono. Facciamo pure la Handshake ricerca protocols scientifica, ma activated. sì, il trattato va bene, open. Situation log updated. Tutto facciamo. E qua possiamo fare. Quanto tempo ci prende? 480, va bene, ne vale la pena. Perché ci sblocca l'altro building. È più o meno per nello stesso tempo che ci avremmo messo a fare uno di questi, no? 100 giorni in più, però siamo pieni di spazio, quindi non è un problema. Completiamo questa. Ci prendiamo adesso. Che cosa? Ci prendiamo One Vision perché vogliamo essere pieni di influence. Pieni di influence. Questo si mette, no, questo sta già ricercando, molto bene. E di qua, adesso, rullano i tamburi, cosa iniziamo a fare? Iniziamo a produrre robot, come se non ci fosse un domani. Ovviamente adesso noi vorremmo portare qua qualcuno, no? A lavorare, tipo come questo lavoro, questo altro lavoro. Per cui, anche se i nostri cittadini sono un po' democratici e si arrabbieranno un pochetto, noi ce ne fottiamo. Cioè, non ci interessa. Passare un giorno e via. Invece di fare lo stupido passacarte, vai a fare il Subterranean Liaison Officer e produci qualcosa di utile per la società. Invece che timbrare e cartellino e basta. Non so se notate. Visto che siamo pieni di influence, possiamo fare quest'ulteriore cosa. Possiamo abilitare pure local administration e prenderci un altro più 50% di reddito. Da 406 passiamo a 461. Beh, fa mica schifo, no? System survey complete. Lui lo mettiamo a fare la ricerca automatica, non vogliamo mai più avere nulla di... Situation log Andiamo a updated. prendere l'ulteriore sito archeologico. Io gli sto facendo questi, ma poi non lo useremo i Grunur, giusto per far vedere che non importa. Potete avere anche la massima sfiga. Io ho preso un pianeta random qualsiasi, anche se c'era la sta benedizione Research di un Gaia, complete. non l'ho usato. E tutti questi robbi qua non li sto usando, quindi proprio siamo al di là di... prendiamo questo ovviamente, perché è il nostro secondo pianeta, ci piace migliorarlo. E ci siamo Seismic quasi, confirmed damage. 2216. Qua stiamo ovviamente, abbiamo trovato qualcuno, ovviamente abbiamo messo, va in automatico, è subito andato a farsi sparare nei denti, perché è un genio, il nostro scienziato, bravo, complimenti. A questo punto potevi anche morire, ci avresti fatto forse un favore. Possiamo andare ai Gene Clinics, perché guardate quanti spazi che abbiamo. Quanto stiamo producendo? Research 10,25 al mese, complete. 10,50, perché abbiamo ricercato un po' più di spazio nelle città, molto bene. E quindi adesso è il momento di picchiare forte sulla crescita della popolazione. Questo l'ha chiamato Tech World per qualche motivo che a me sfugge. Abbiamo bisogno di un altro omino che venga di qua a fare sempre il Subterranean Liaison Office. Abbiamo quasi finito, quasi finito, sono il 17, siamo un po' indietro, ma adesso vedrete che si recupera in fretta. Anzi, in frettissima Handshake direi. protocols activated. Sì, siamo tutti amici. E adesso possiamo prendere, visto che stiamo spendendo un botto di influenza in una roba che non ci servirebbe a niente, possiamo andare di diplomacy. E qui recuperiamo tutta l'influence che stavamo spendendo. Ecco fatto. Non è male. Sentite, io qua per non sapere leggere e scriverci costruisco sperando che ci sia qualcosa di interessante dall'altro lato. Abbiamo finito qualcosa, Outstage, dovremmo aver finito proprio tutti i Grunur. Eccolo lì, Grunur. Ci mandiamo anche questo a lavorare. Bello lì, bello lui. Qua abbiamo finito
Bello questo. Ragazzi, Eldritch Horror. Questo è bellissimo, ma dove? Ah, questo non va bene. Perché ci trasformerebbe il sistema in un buco nero. Quindi niente, non lo facciamo. Peccato, nella fortuna abbiamo avuto sfortuna. E qua si procede, abbiamo bisogno di sbloccare ancora tre edifici e per fare tanta bella Research ricerchina. complete. Abbiamo finito quello, che avete visto, non ci abbiamo messo 107 mesi alla fine, ci abbiamo messo molto di meno. E andiamo di un bel reattore che fa sempre comodo. E qua costruiamo altra città per fare altro Construction robot. complete. Speriamo che ci sia qualcosa qua, Research se no qua abbiamo preso un complete. sistema proprio inutile. Destroyer 1917, onesto. E chi ci ammazza a noi? Una volta che abbiamo i Destroyer siamo belli contenti. Lui ha finito, andiamo a vedere qua. Se per caso non possiamo prendere qualcosa di Research interessante. complete. Qua abbiamo trovato qualcosa. Ricerca blu. Research complete. Sì. Qua andiamo di Naval Capacity, molto bene. Dopodiché, qua possiamo già iniziare a dirgli, dopo di fare questo, che ci porta il submantle a livello 2, e quindi ci porterebbe le cose verdi a più 5, e riduce anche i malus, che non fa di certo schifo. Siamo nel 18. Siamo per finire il cibo, e chi se ne frega. Ecco fatto, abbiamo comprato i Construction 1000 e siamo complete. tutti contenti. Inizio ad andare qua per vedere se per caso c'è qualcosa di dignitoso. Research complete. Qua procediamo con un altro di quelli blu. System survey complete. Qua procediamo con i minerali. Questo ha finito di ricercare, si va a prendere i Grunur. Facciamo costruire la Starbase. Qua procediamo con. Potremmo vedere di fare una federazione, però intanto ci prendiamo la Unity che viene dalle Embassies, così 220-235 Special project dovrebbe andare. complete. Ecco qua i Grunur, buongiorno, buongiorno. Sì, ti aiutiamo. E adesso ti diciamo perché non ti unisci. E ciao, ciao. Grazie, tanto ti conosciamo, sappiamo già cosa fai. Ecco fatto. Questo è scaduto, ma noi lo rifacciamo. Clic. Proprio immediatamente. E abbiamo trovato anche un sito archeologico. Va bene, ottimo. Chi siamo noi per dir di no? Questo è un buon sistema. 533, ragazzi, è Construction proprio buono, complete. buono. Abbiamo avuto fortuna. Qua, prima le ricerche, prima quello. Poi scaviamo il sito. Ecco fatto. Non è che abbiamo qualcuno di furbo? No, ma anche morti. Research complete. Non abbiamo trovato le tech blu che aumentano quelle dei sistemi, non ne abbiamo trovata neanche una. Questo, una sola in realtà. Quindi non è stata proprio la cosa più fortunata dell'universo, però comunque siamo 640. Possiamo procedere a costruire ulteriormente questo. Becchiamo 12 Anomaly omini al found. mese. Research Non abbiamo complete. usato nulla dei nostri colpi di fortuna, eh? Attenzione che stiamo immaginandoci, quindi. Questo è buonissimo, ragazzi. Questo è buonissimo. Guardate che sistema, questo è un sistema incredibile adesso. C'è morto lo scienziato, ma è morto, non è morto invano. È morto per una buona causa. Darci più ricerca. E la sua vita è stata un Research successo. complete. Ah, ne becchiamo un altro di questi, forse lo finiamo in tempo per il 20, chi lo sa. Qua possiamo andare a leggerci chi preferiamo e chi preferiamo. Questo sta facendo ruling. È buono. Questo è più buono. Sì, questo è forse addirittura più buono. 200 ce li abbiamo, lo leggiamo. Bella lì. Ecco Construction complete. fatto. Questo è finito anche lui, lo mandiamo lì sotto.
Volendo potremmo utilizzarlo, ma non lo stiamo utilizzando. Potremmo rendere questo pianeta ancora più bello, però non lo faremo. Ci andiamo a costruire l'altra fabbrica di robot. Vediamo fin dove riusciamo ad arrivare. Entro la fine del 2220 atterreremo intorno a un 700 di ricerca, probabilmente. Purtroppo non abbiamo trovato molte di quelle tecnologie, ma comunque, quindi neanche con una build, neanche con la fortuna più fortunosa del mondo, non siamo andati Research male. Questa è una complete. buona build pronta per picchiare forte. Siamo 700. Poi ci prendiamo Monthly Influence. Qua ci possiamo mettere a costruire l'altro Engineering Lab. Non abbiamo del tutto completato il pianeta, però ragazzi, va bene così. Abbiamo 3 mesi, vediamo fin dove arriviamo in questi 3 mesi, ma saremo sempre qua intorno. Questo si dice sempre di no. System survey complete. Tu vai là e questo se lo finissimo, giusto per farvi vedere, questo è un sistema che mi produce 13, 21, questo produce 41 di scienza, che non fa per niente schifo. Research E direi che ci siamo, avete capito l'antifona. Si va avanti così. Questo non lo si prende fin tanto che non siamo veramente sopra migliaia e migliaia di scienza, perché è inutile buttarsi in un progetto che non serve a niente. Il nostro pianeta ci piace già così com'è. Questi qui, Construction adesso inizieremo a complete. costruirli, non appena abbiamo finito di costruire tutti i centri di ricerca. E qua si va avanti a mettere altri robot. Robot su robot. Qua siamo già a più 4. Qua saremo intorno a più 15. Siamo a posto. Quello ci produrrà la popolazione da spostare su tutti i nostri altri pianeti. Vediamo quando finiamo. Perfetto. Research Questo è un complete. livello 9, giusto per farvi vedere dove sono arrivati. E direi che possiamo concludere qua. Questa è la build. 20 anni di gioco, 750 di scienza, easy easy, 240 di Unity. Non abbiamo usato, abbiamo trovato i Grunor, ma non li abbiamo usati minimamente. Abbiamo trovato un Gaia, non l'abbiamo usato minimamente, quindi ci siamo proprio legati le mani dietro la schiena. Non abbiamo mai avuto il minimo problema con le risorse, ne produciamo una quantità infinita. Stiamo prendendo tutte delle cose molto tranquille, ma che ci permette di assolutamente avere un mid game in cui noi entriamo da maestri. Questa qui adesso, alla fine del 2230 saremo intorno ai 2K di scienza, ma proprio facile facile. E nessuno ci impedirà, con tutta questa scienza, di andare a prendere delle civiche extra. Si potrebbe cominciare con Efficient Bureaucracy, in maniera tale da potersi permettere un terzo pianeta e via dicendo. A quel punto ci prendiamo un terzo pianeta, e il terzo pianeta sarà il pianeta degli alloy, mentre questo qui è il pianeta dei robot, l'altro pianeta sarà il pianeta degli alloy. Comunque nessuno impedisce anche a questo pianeta di diventare un bel pianeta di alloy, perché ci sarà un sacco di spazio disponibile anche per fare questo. Questo è quanto, e buon divertimento, provatelo e vedrete che questo è proprio il limite minimo, cioè farete minimo 750 di ricerca. E con un po' più di fortuna potete andare anche sopra il K facilmente. Questo è tutto da Maria Minaccia, una buona giornata. Ciao ragazzi.